Sono esasperati i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna Paolo Manfrini in via della Marina Fano. Dopo l'ultimo furto messo a segno nella notte fra giovedì e venerdì scorsi, questa mattina all'apertura della materna i dipendenti e le famiglie hanno avuto un'altra brutta sorpresa. I ladri hanno fatto irruzione per la quarta volta nel giro di 3 settimane. Una situazione che fa preoccupare le mamme, come ci racconta la presidente del consiglio scolastico. Chiediamo che venga fatta qualcosa per tutelarci in qualche modo, ma sono i nostri bambini, quello è il nostro futuro, il nostro bene più prezioso. Noi dovremmo essere tranquille di lasciarli in un luogo sicuro, con persone che comunque, ecco, prendono a cuore proprio la loro tutela, non solo l'istruzione o comunque, ecco, insegnare le cose più, ecco, legate alla didattica, ma proprio che tutelino la loro vita e la loro salute, in termini soprattutto di igiene, perché cioè, stanno entrando persone che noi non sappiamo se possono essere malate, sporche, toccano le cose con cui vengono a contatto i nostri bambini, cioè è una cosa inconcepibile, inconcepibile. Ecco, ma i vostri bambini se ne rendono conto di quanto sta accadendo? Ma certo, la mia bambina che ha 4 anni mi ha sentito comunque che parlavo con mio marito, che gli riferivo, ho detto guarda hanno rotto la macchinetta del caffè, mia figlia nella sua innocenza mi fa tutta preoccupata, mamma ma hanno rotto anche i giochi, ma hanno rubato i giochi, cioè dai, lo sentono ormai anche loro, vedono i carabinieri, ma insomma, ma un bambino di 4 anni deve vedersi i carabinieri a scuola. Insomma, quindi più sicurezza. Più sicurezza, cioè io pretendo al rientro dalle vacanze di Pasqua che ci sia qualche cosa, che qualcosa sia cambiato, che siano stati presi dei provvedimenti. Io voglio le inferriate, le telecamere, ma no, poi non sono io a dover dire che cos'è. Io pretendo che qualcosa venga fatto e subito. Per ottenere risposte e provvedimenti urgenti, nei giorni scorsi le mamme avevano preparato una lettera indirizzata sia all'assessore Mascarin che al sindaco di Fanoseri. Una lettera che per ora hanno deciso di lasciare in sospeso dopo l'incontro avvenuto con Gabriella Peroni dei servizi educativi, che questa mattina intorno alle 7 ha fatto visita alla materna tranquillizzando maestre e genitori presenti. Nei prossimi giorni infatti i tecnici metteranno in sicurezza le porte e le finestre dell'edificio. Non è escluso inoltre che venga installato anche un sistema di allarme.